Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di novità editoriali, quindi ho selezionato per voi circa una ventina di titoli che o sono usciti nei primi mesi dell'anno, quindi già li trovate in libreria, o usciranno tra febbraio e marzo, quindi sono prossime pubblicazioni, ma insomma usciranno a breve, che secondo me sono interessanti e da tenere sott'occhio. Ovviamente si tratta di una selezione totalmente soggettiva, basata sui miei gusti, sui miei interessi e su quello che ho letto e ho sentito di questi libri da parte di recensori, altri booktuber o semplicemente ne ho letto nella descrizione, ecco, rilasciata dalle case editrici. Se volete una selezione un po' più esaustiva, meno selettiva, diciamo così, vi lascio l'articolo del libraio che raccoglie qualcosa come 200-250 uscite dell'inizio di questo 2023. Io ho fatto una piccola raccolta, una sorta di mini guida di titoli che secondo me sono interessanti e che soprattutto con qualche piccola eccezione non sono così popolari, non sono così promossi, magari non li avete visti in giro, magari ve li siete persi perché non hanno circolato così tanto, perlomeno io non li ho visti circolare così tanto. Per questo motivo non mi sentirete parlare né delle nuove uscite di Amaniti e di Rosella Postorini, che sono letteralmente ovunque, in più sono due autori che non mi fucilate, ma per mio gusto personale non li amo particolarmente, e no, allo stesso modo non mi sentirete parlare ad esempio della saga di Blackwater, che è sicuramente molto interessante, ma l'ho vista ovunque, quindi mi sembra superfluo parlarvene nel dettaglio. Ho cercato quindi insomma di selezionare i titoli un po' più di nicchia, concentrandomi il più possibile su case editrici indipendenti e sempre ovviamente, ripeto, basandomi anche sui miei gusti e sui miei interessi, sperando che coincidano con i vostri. Vi invito comunque a lasciarmi qui sotto dei commenti in cui mi dite appunto se questi titoli di cui vi parlo vi interessano, se li avete già acquistati, se progettate di acquistarli, se già ne avevate sentito parlare e se ci sono altre novità editoriali interessanti che magari io non ho inserito, ma che secondo voi vale la pena di citare. Quindi insomma, completiamoci un po' a vicenda anche grazie ai commenti. Prima di iniziare con il video, vi ricordo che se vi piacciono i miei contenuti e volete sostenere il canale, potete farlo semplicemente iscrivendovi, commentando, mi piacciono e condividendo i miei video. E se potete, volete fare qualcosa di più, avete a disposizione la mia pagina Ko-fi per offrirmi un simbolico tè tramite PayPal, ma anche la wishlist pubblica di Amazon per fare un regalo al canale e il link affiliato ad Amazon. Se acquistate attraverso quel link, io ricevo una piccola commissione. E infatti, qui sotto in info box troverete tutti i libri che io vi cito in questo video, suddivisi per casa editrice con il relativo link ad Amazon, che ovviamente vi serve nel caso vogliate acquistare il libro e farmi avere la suddetta commissione, ma vi serve anche per leggere per intero la trama, la descrizione del libro, che io ovviamente qui non starò a leggere per una serie di motivi. Primo, la noia, perché per me non c'è niente di più noioso che sentire qualcuno che legge per filo e per segno la trama di un libro, comunque la quarta di copertina di un libro. Secondo, perché altrimenti il video durerebbe 3 ore, perché io per ovvi motivi di ipovisione leggo piuttosto lentamente, perciò vi leggerò qualche piccola frase, ma proprio delle citazioni così volanti, perché altrimenti ci stiamo 3.000 anni. Ok, altra cosa utile che trovate nell'info box, oltre a tutti questi link di cui vi parlavo, anche i miei altri contatti social. Io vi consiglio sempre di seguirmi anche su TikTok e Instagram, dove sono piuttosto attiva, ma trovate anche Facebook, Goodreads, il gruppo Telegram, insomma, date sempre un'occhiata qui sotto. E partiamo subito con il primo titolo, ovvero Elena lo sa, edito da Feltrinelli, l'autrice è Claudia Piniero, mi auguro si pronunci così, ed è un libro arrivato finalista all'International Booker Prize del 2022, quindi un concorso, un premio letterario piuttosto prestigioso, anche se non l'ha vinto, comunque arrivare tra i finalisti è un buon indizio della qualità del libro. Apparentemente si tratta di un classico libro giallo dall'atmosfera noir. Abbiamo infatti la protagonista Elena, che è una donna di mezz'età che si mette ad indagare sulla morte della figlia Rita. Questo perché la polizia archivia quasi subito il caso e non risolve nulla, e la madre appunto non è per niente convinta da questa risoluzione della polizia, quindi si mette ad indagare in prima persona. Quindi dicevo, apparentemente un semplice romanzo giallo, in realtà questo romanzo riflette su tanti aspetti, primo fra tutti quello della disabilità, perché la protagonista Elena è affetta da Parkinson. Quindi questo romanzo approfondisce tutta una serie di tematiche
legate appunto a, ad esempio alla burocrazia, agli ostacoli quotidiani che una persona disabile deve affrontare, al fardello di doversi occupare di una persona disabile, ma si va anche sotto altri aspetti ad approfondire i rapporti familiari, il rapporto madre-figlia, infatti i rapporti tra Elena e la figlia Rita non erano proprio idilliaci. Vi leggo, se riesco, una citazione tratta da un articolo uscito sul New York Times di Kathleen Rooney, che secondo me ci inquadra bene il romanzo e che appunto ha attirato la mia attenzione, motivo per cui ve l'ho inserita in questa selezione. Allora, ci proviamo. Ricordatevi sempre che io non ci vedo e sono anche senza occhiali. In apparenza è un giallo serrato e conciso, con una protagonista decisiva. Ma è anche un commento penetrante sui rapporti madre-figlia, l'umiliazione della burocrazia, i fardelli del dover prendersi cura di un disabile e le imposizioni dei dogmi religiosi alle donne. Quindi, insomma, come vedete, si parte da una trama, come dire, di intrattenimento abbastanza canonica, ma si vanno ad approfondire tutta una serie di tematiche, secondo me, molto, molto interessanti. Cambiamo completamente genere con il prossimo titolo. Questo è edito da Einaudi ed è una delle poche eccezioni che ho fatto in questa selezione perché se ne è parlato già abbastanza, anche perché è opera di un autore molto noto, molto affermato, del quale io ho già letto un romanzo che mi è piaciuto molto e che consiglio sempre. Sto infatti parlando di Moshin Hamid, appunto come vi dicevo, il titolo esce per Einaudi ed è L'ultimo uomo bianco. Come sempre nei romanzi di Hamid si parla prevalentemente di tematiche legate al razzismo, in particolare questo romanzo si concentra sul privilegio e sulla perdita del privilegio, di una posizione di privilegio. E questo romanzo nella sua dinamica è un po' un mix tra Le Metamorfosi di Kafka e Cecità di Saramago. Non ci credete? Allora ascoltate la trama. Il protagonista è un uomo abbastanza comune, si chiama Anders, vive in una grande città non ben identificata e fa il personal trainer in una comune palestra. Un giorno Anders si risveglia con la pelle nera. Sul momento subisce un gravissimo shock per quello che gli è successo, spera che questa situazione si risolva da sola, si rimette a letto, si finge malato con i colleghi e con gli amici nella speranza che appunto il mattino dopo si risvegli e tutto si risolve in un semplice incubo. In realtà la situazione non si risolve affatto. Lui viene invaso da una fortissima rabbia, da un senso di ingiustizia per ciò che gli è successo, il che si aggrava maggiormente quando comincia ad uscire di casa e a rendersi conto che le persone si comportano con lui in modo diverso adesso che ha la pelle nera. Innanzitutto non lo riconoscono anche le persone che lo conoscevano, ma in generale l'atteggiamento degli altri è molto diverso rispetto a quello che registrava precedentemente. Inoltre, perché vi dicevo, e qua già potete notare la somiglianza con le Metamorfosi di Kafka al livello di avvio della trama, ma perché vi parlavo di cecità? Perché questo scurimento della pelle, si rivela, come dire, contagioso, quindi, tutti gli uomini e le donne sulla Terra, cominciano ad avere la pelle scura, finché l'ultimo uomo bianco non viene seppellito. Quindi abbiamo una sorta di trama surreale e in parte non proprio distopica, però quasi fantascientifica, no? Ma questo è un tratto abbastanza tipico, soprattutto degli ultimi romanzi di Hamid, di inserire degli elementi surreali, come erano ad esempio le porte, no? In Exit West, per affrontare tematiche, appunto, come vi dicevo, legate al razzismo, legate al privilegio. Io di lui ho letto Il fondamentalista riluttante, che si concentrava molto anche sull'imperialismo e il colonialismo, e in particolare sull'imperialismo statunitense, ma in realtà in generale occidentale. Sembra veramente molto molto interessante per le premesse della trama e i temi affrontati. In più, vi ripeto, Hamid è un autore di tutto rispetto, quindi nonostante sicuramente ne avrete già sentito parlare di questa uscita, l'ho voluta risottolineare. Sempre per Einaudi, questo forse è un romanzo un po' più di nicchia, ovvero Il Mago di Colm Troisi.
Toybin, spero si pronunci così, perché è un romanzo più di nicchia? Perché questo è una sorta di romanzo, non una sorta, è un romanzo biografico dedicato alla figura di un grandissimo scrittore, ovvero Thomas Mann. Questo romanzo viene definito come estremamente colto ed erudito, ma allo stesso tempo incredibilmente scorrevole e coinvolgente. Come dicevo, si parla della vita di Thomas Mann a partire dalla sua giovinezza e dalle difficoltà che ha avuto a livello familiare per affermarsi, per come dire, trovare la propria strada di scrittore, perché i suoi genitori lo destinavano ad una vita abbastanza mediocre, non vedevano in lui il genio artistico che poi si è rivelato, passando poi appunto per la sua affermazione come scrittore, la vittoria del premio Nobel, nel frattempo il matrimonio, i figli e soprattutto il rapporto con la sua omosessualità, che ovviamente all'epoca ha dovuto nascondere. Anche attraverso appunto il matrimonio. Sembra un romanzo estremamente interessante e che non soltanto si concentra nel ricostruire la figura di Thomas Mann, ma che lo inserisce nel contesto familiare. Quindi è una sorta di romanzo familiare su Thomas Mann, almeno appunto da quello che ne ho letto. Addirittura viene detto che è un romanzo che si avvicina anche molto allo stile di scrittore di Thomas Mann, un romanzo che lui stesso avrebbe potuto scrivere sulla sua vita. Ovviamente, insomma, queste affermazioni vanno un po' prese con le pinze perché c'è sempre un elemento di marketing, però sembra molto molto interessante. Io non conoscevo questo autore, Toybin, però da quello che ho capito è un autore già piuttosto affermato e quindi insomma credo che ci possiamo fidare della sua penna. Da un romanzo familiare a un altro, è inutile che ve lo dica, in questa selezione ce ne saranno diversi. Parliamo di un'uscita per Fazzi, ovvero Pioggia sottile di Luis Landeiro. Landeiro, non lo so come si pronuncia, scusatemi amici spagnoli. Si tratta di un romanzo appunto di un autore spagnolo che ha avuto grandissimo successo sia di pubblico che di critica in Spagna. E inutile che ve lo dica, io l'ho inserito non soltanto perché mi ha incuriosito molto la descrizione che ne viene fatta, ma anche perché io in questo momento sto leggendo e onestamente amando con il mio gruppo di lettura Patria di Fernando Aramburu. E infatti proprio qua è riportata una citazione dallo stesso Aramburu che ne parla come un romanzo dalla prosa ammirevole. È veramente molto interessante e che approfondisce delle relazioni familiari problematiche e disfunzionali. Pioggia sottile e tra l'altro, secondo me questo romanzo prende tantissimo, almeno insomma dalla descrizione che ne viene fatta, dal romanzo di Aramburu, anche perché la pioggia è un elemento centrale nel romanzo Patria e infatti proprio nella copertina di Patria è rappresentata una persona che si copre durante un momento di forte pioggia con un ombrello rosso. Ma torniamo su Pioggia Sottile, che qua non siamo qua, che non siamo qua a parlare di Patria, di quello, insomma, ci sarà tempo e modo quando ne uscirà la recensione. Allora, Pioggia Sottile è ambientato a Madrid e, come dicevo, racconta una storia familiare. In particolare abbiamo una madre vedova che sta per compiere 80 anni e che ha, diciamo, come dire, disgregato completamente il rapporto con le due figlie, mentre rimane in buoni rapporti con il figlio. E proprio questo figlio, in occasione del compleanno della madre, vuole un po', come dire, ricucire i rapporti familiari e organizzare una cena, per, insomma, riavvicinare le due sorelle alla madre. In tutta questa vicenda familiare così conflittuale, emerge una figura, la figura di Aurora, che è la moglie di questo figlio e che è un po' il perno della famiglia, è colei con cui tutti si confidano e che effettivamente viene in qualche modo incaricata, anche nonostante la sua volontà, di tenere insieme e di ricucire i rapporti familiari, anche se non sembra così semplice perché sono alimentati da segreti, rancori, gelosie, insomma. Classica famiglia conflittuale di quelle che piacciono a noi, no? In cui i membri si incontrano e vengono a galla tutta una serie di segreti del passato, di vecchi rancori mai sopiti. Passiamo ad un'uscita di NN, in particolare ad una nuova uscita della collana Le Fuggitive, che per chi non lo sapesse è la collana all'interno del quale sono state pubblicate
Megan Nolan con Atti di sottomissione e l'altro testo, che non è un romanzo ma un memoir, di cui si è parlato molto, ovvero Il corpo ricorda. Questa sarà la terza, credo, uscita di questa collana ed è di un'autrice italiana e si tratta di Ragazze per bene di Olga Campofreda. Si tratta della storia di una ragazza, Clara, che decide di sfuggire al soffocante clima di provincia in cui è nata e cresciuta e per questo motivo si trasferisce a Londra dove, come dire, sbarca il lunario insegnando italiano e inglese a dei ricchi expat. Tuttavia, come dire, il suo passato le bussa alla porta al momento in cui la cugina Rossella si sposa e quindi Clara è costretta a tornare a Caserta, sua città di origine, appunto per assistere al matrimonio. Qui però succede qualcosa di inaspettato perché improvvisamente Rossella, che sembra insomma nel momento più importante, più felice della sua vita perché sta per coronare il suo sogno e sposare il principe azzurro tanto sospirato, improvvisamente scompare e quando Clara apre il diario di Rossella e legge cosa c'è scritto, vi trova dei segreti inconfessabili. Questo romanzo che cosa fa di base? Oltre ad esplorare il contesto della provincia italiana, un contesto sempre molto chiuso, molto rigido e legato a degli stereotipi di genere ancora molto ben radicati, appunto si dedica a smantellare lo stereotipo della ragazza per bene, quella ragazza che si dedica interamente alla famiglia, che non sbaglia mai, che non esce mai dai canoni della moralità, comune, che sogna appunto un matrimonio in grande con il principe azzurro per poi dedicarsi interamente ai figli e alla casa. Ecco, questo tipo di modello, questo tipo di ragazza per bene viene completamente smantellato da questo romanzo, o perlomeno questo è ciò che ci viene promesso. Ma passiamo oltre, ci spostiamo di nuovo un romanzo familiare, ma chi l'avrebbe mai detto? Ma un romanzo familiare molto sui generis, da quanto ne ho sentito parlare, è infatti un romanzo molto ironico, insomma, da quello che ho capito, ma di un'ironia assolutamente tagliente, sicuramente un qualcosa di fuori dal comune, ecco, nel modo di raccontare la storia. E sto parlando di Con i denti, l'autrice è Kristen Arnett e l'editore è Bollati Boringhieri. Si tratta di un romanzo che anche in questo caso smantella uno stereotipo, comunque si confronta con uno stereotipo, con una figura ideale al quale inizialmente la protagonista, che si chiama, adesso ve lo dico, Sammy, cerca di, come dire, adeguarsi. Sammy infatti è una madre, ama molto il figlio Samson, tuttavia si scontra un po' con questo ragazzino che è molto scorbutico e distaccato e sembra non ricambiare proprio perfettamente l'amore materno. Amore materno che lei comunque gli prodiga in ogni aspetto della sua vita, prendendosi cura di lui a tutto tondo, dedicando quasi interamente la propria vita a lui. Tuttavia le cose si complicano maggiormente quando Samson diventa come dire, da ragazzino un po' corrucciato a teenager, proprio scorbutico e anche spietato nelle cattiverie che riversa sulla madre, e in particolare si complicano anche i rapporti all'interno del matrimonio tra Sammy e la moglie. Siamo infatti nel contesto di una famiglia arcobaleno. E questo romanzo analizza come anche all'interno delle famiglie, appunto, arcobaleno cosiddette, o comunque di quelle persone che formano una coppia non eterosessuale, che quindi in teoria dovrebbe uscire dai canoni di questo mondo, poi comunque finiscono per adeguarsi agli stereotipi e ai ruoli anche di genere, ecco, legati al mondo delle coppie eterosessuali. Sembra molto molto interessante perché dà l'idea di essere veramente un romanzo molto pungente. E assistiamo anche in questo caso alla crisi di una famiglia, di un rapporto di coppia, ma in generale di un rapporto familiare, nel momento in cui appunto Sammy decide che non ci vuole stare più, che non vuole più aderire, che questo ruolo di madre perfetta è irraggiungibile e comunque in generale non fa per lei. Sembra veramente molto molto interessante. Se non sbaglio, ne ha parlato Ilenia Zodiaco non molto tempo fa. Comunque io ve lo segnalo perché
Sembra veramente un romanzo familiare, sì, però questa volta, a differenza di Pioggia Sottile, che esce molto dal canone al quale siamo abituati. Cambiamo completamente genere e passiamo ad una distopia, ovvero Callocaina, il seno della verità di Karin Boye, edito per Iperborea. Questa in realtà a rigore non è una nuova uscita, cioè credo che lo sia per il mercato italiano, ma si tratta di un romanzo che è stato pubblicato negli anni 40. Si va infatti ad inserire in quel filone di distopie uscite nella prima metà del Novecento che hanno come principali esempi 1984 di George Orwell, Il mondo nuovo di Huxley e Noi di Zamiatin, quindi insomma tre pilastri del genere distopico. Ma Karen Boy è appunto una contemporanea, anche lei scrive una distopia molto simile per tematiche, per rappresentazione di una società governata da un'autorità, da uno stato poliziesco, una società, come dire, privata della propria identità, massificata, insomma, elementi che ritornano in questo tipo di distopie, ma con degli spunti originali. In più, da notare che in questo genere, soprattutto in quel periodo storico dominato dagli uomini, questa è un'opera scritta da una donna. Una donna che si immagina l'invenzione di un vero e proprio siero della verità che sia in grado di rivelare i pensieri, le emozioni delle persone, i veri pensieri e le emozioni delle persone. Inizialmente sembra un'invenzione incredibile che cambierà per sempre il mondo in positivo. In realtà poi non è proprio così, perché ovviamente questo siero nelle mani di uno stato autoritario, potete immaginare che cosa può diventare. Ma soprattutto questo romanzo, oltre come tutte le altre distopie, a riflettere su vari elementi legati appunto ai governi autoritari, a una società del controllo, insomma, tutti elementi che abbiamo ben presente anche solo avendo sentito parlare di 1984, riflette anche sul concetto di verità e su come la verità, proprio intesa nel suo senso più puro, non possa essere realmente concepita, realmente inserita, ad esempio, in un contesto di potere, in un contesto politico, ma più in generale in un contesto sociale. La verità nuda e cruda, nessuno la vuole vedere realmente. Sembra un testo veramente interessantissimo, visionario, come soltanto le distopie riescono ad essere, e ricco di spunti di riflessione. Quindi questo veramente va dritto dritto in wishlist, almeno per quanto mi riguarda. Cambiamo di nuovo genere, ci spostiamo sul fantasy. Vi consiglio un solo fantasy in questa selezione, l'unico che ha realmente attirato la mia attenzione, ovvero Ray Bearer di Jordan Ifueka, edito da Fazzi. È il primo volume di una saga che, se non sbaglio, è composta da due soli volumi, spero di non sbagliarmi, e viene definita un'epopea fantasy che è ambientata in un mondo ovviamente immaginario, ma ispirato all'Africa sudorientale. Quindi sicuramente mi attira molto lo scenario, ma si parla soprattutto di un mondo ricco di tradizioni magiche, leggende e riti ancestrali. Ma soprattutto si parla di un fantasy in cui la fanno da padrone gli intrighi di corte, gli intrighi di potere, che, se mi seguite da un po', sapete che è un elemento che io apprezzo molto. Cioè, sono i due elementi che io cerco, tre, diciamo, elementi che cerco in un fantasy. Primo, l'ambientazione ben costruita, possibilmente anche originale, però l'importante è che sia ben costruita e solida. Secondo elemento, personaggi ben caratterizzati e carismatici. Terzo elemento, intrighi di potere alla Trono di Spade. Io c'ho questo imprinting ormai e non me lo tolgo più. Comunque, di che cosa parla questo romanzo? Allora, innanzitutto mi ha attirato molto il fatto di un commento riportato dall'autore, che tra l'altro è un autore esordiente, ma ha già avuto grandissimo successo grazie a questo volume e al successivo. Che parla del fatto che di solito al centro dei romanzi young adult ci sia sempre un elemento sentimentale legato però al rapporto amoroso, dove è proprio il rapporto amoroso quello che fa da leva per i personaggi e li fa crescere all'interno del romanzo. È un po' l'obiettivo, no? Il filone centrale dei romanzi young adult, più che la trama vera e propria, si mette al centro appunto il rapporto sentimentale. Lui invece qui parla della centralità dei rapporti di amicizia e familiari, che sono
nel suo romanzo, almeno da quello che ci dice, per lui molto più importanti, più centrali. E già questo mi attira molto, perché insomma non sono una grande amante del romance all'interno dei romanzi, che sì, ci può stare, però per me deve stare un po' in secondo piano rispetto a tutto il resto. Di che cosa parla il romanzo? Allora, sicuramente sarà una trama bella intricata, ma in particolare abbiamo una protagonista che si chiama Tansai, che ha un rapporto molto problematico con la madre, o meglio, non ha un rapporto con la madre, lei vorrebbe averlo, ma la madre è molto distante e anaffettiva. Madre che è una aristocratica, una rappresentante dell'aristocrazia molto importante, e che in pratica la spedisce a corte a partecipare a una selezione per diventare membro del consiglio del principe, ma con lo scopo di uccidere il principe. Quindi la madre sta ordendo una congiura e vuole usare la figlia per portarla a termine. Quindi la ragazza si troverà a scegliere tra la fedeltà a un rapporto familiare che non ha mai avuto, quindi diciamo a un rapporto di sangue con la madre, rispettando gli ordini della madre, oppure al rapporto che si instaurerà con il principe in generale, con la sua cerchia della corte. Questo è un po' il succo del romanzo, che vi devo dire sembra molto molto interessante, quindi anche questo è andato dritto in wishlist. Fatemi sapere se per caso lo avete già letto, perché da quello che ho capito era già uscito in lingua originale da un po' di tempo, quindi magari lo avete letto già in inglese. Cambiamo di nuovo genere, un po' di twist in questo video, passiamo ad un romanzo che, da come viene descritto, mi appare come un romanzo molto di intrattenimento, quindi piuttosto leggero, ma dal contesto interessante. D'altra parte è anche un po' la cifra stilistica della casa editrice per il quale è uscito questo romanzo, che è Nord, che è una casa editrice che io non amo particolarmente, però ovviamente io ho letto una millesima parte del loro catalogo, nel senso che ho letto tipo 3 libri editi da Nord, non mi è piaciuto nessuno, però ovviamente 3 libri non bastano per rispecchiare l'intero catalogo di una casa editrice, perciò insomma vi segnalo questa uscita. Come dicevo, da come viene descritta sembra una lettura piuttosto leggera, però che può riservare degli elementi interessanti. Sto parlando di Rondine, Vento, Stella di Ling Zhang. Vi leggo giusto una citazione brevissima dalla descrizione di questo libro. Un emozionante racconto d'amore e d'amicizia sullo sfondo dei 50 anni più turbolenti della storia cinese, tra speranza e nostalgia. Se ce la facciamo, guerre e rivoluzioni. Allora, di che cosa si tratta? In breve, qual è la trama di questo romanzo? Il romanzo inizia alla fine della guerra, quando il Giappone annuncia la sua resa. Quindi abbiamo tre personaggi che fino ad allora erano legati da un rapporto di grande amicizia, che festeggiano la fine della guerra, ma allo stesso tempo sono costretti a salutarsi, perché abbiamo un militare cinese, che quindi rimarrà lì in Cina, un reverendo canadese che si trovava lì come medico dell'esercito, e un militare, un ufficiale statunitense, che quindi sia il reverendo canadese che il militare statunitense lasceranno il paese per tornare alle loro case. Queste tre persone però resteranno legate per sempre e si rincontreranno 70 anni dopo, proprio il ricordo di una persona che era un po' il filo conduttore tra loro tre, una ragazza ribelle, una ragazza forte, che era amica d'infanzia del soldato cinese, era una sorta di figlia adottiva e allieva del reverendo medico, ed era stata insomma l'amante, o comunque l'innamorata del militare statunitense. Quindi insomma un romanzo piuttosto semplice, da come appunto viene descritto, che però, qui arriva il punto interessante, va ad esplorare 50 anni, come dicevamo, di storia cinese, 50 anni molto travagliati che fanno dalla fine della guerra, la guerra civile, poi eccetera eccetera. Sembra quindi interessante da questo punto di vista. Passiamo oltre, ritorniamo in Europa con un'uscita per Keller, ovvero Battere i pugni sul mondo di Lucas Rietzker, sicuramente non si pronuncia così.
Allora, casa editrice Keller, sicuramente una casa editrice molto interessante, di cui io per ora ho letto un solo titolo, che però da una parte è interessante per il catalogo, perché vengono selezionati autori solitamente appartenenti all'est Europa, comunque centro-est Europa, dall'altra perché Keller mette una cura veramente quasi maniacale nella realizzazione dei libri, cioè il progetto editoriale di ogni libro è veramente molto curato, non soltanto dal punto di vista grafico, della copertina, delle eventuali illustrazioni interne, ma anche proprio nella scelta della carta che è veramente di buona qualità. Quindi, insomma, i libri di Keller effettivamente costano un po', come tutti i libri delle case editrici indipendenti, ma c'è anche una qualità intrinseca al di là poi di quella della lettura vera e propria. E questo titolo mi ha interessato particolarmente perché racconta la storia di due fratelli, Philip e Toby, che vivono nella Germania dell'Est a inizio anni 2000, quando ormai il muro di Berlino è caduto da tempo, la Germania si è ormai riunita e quindi insomma quel passato lì sembra superato, ma in realtà, come dire, i relitti della DDR sono ancora ben presenti nel paesaggio che circonda questi due personaggi, questi due fratelli, e avrà in questo passato un'influenza molto forte sulle loro vite. Infatti, i due stanno per trasferirsi nella nuova casa appena costruita dai genitori. Questo sembra un momento di rinascita, una svolta in positivo per la vita di tutta la famiglia. In realtà non sarà proprio così, e i due fratelli successivamente, una volta cresciuti, si divideranno perché uno dei due proprio per in qualche modo smaltire, dare un focus, uno sfogo al rancore che proprio alla rabbia per le delusioni subite, come dicevamo, legate anche al passato della Germania Est, che si ripercuote anche su di loro a generazioni di distanza, ecco, aderirà a un movimento neonazista, quindi di estrema destra, e il tutto collasserà nel momento in cui questa cittadina in cui si svolge la vicenda sarà chiamata ad ospitare dei rifugiati stranieri. Sono un po' più perplessa sul prossimo romanzo di cui vi parlo, però sembra molto interessante per il tipo di tematica che tratta, e sto parlando del Paradosso della sopravvivenza di Giorgio Falco, edito da Einaudi. Io in realtà di questo autore non ho mai letto niente, però possiedo un ebook Flashover, che se non ricordo male è un'inchiesta giornalistica sull'incendio del Teatro La Fenice di Venezia, però non vi so dire nulla perché non l'ho ancora letto. Questo invece è proprio un romanzo che ha al centro la riflessione sui corpi, sulla sessualizzazione dei corpi, ma soprattutto sul rapporto tra la società e i corpi non conformi, quindi lo sguardo della società sui corpi non conformi, la pressione sociale che le persone che hanno un corpo non conforme ricevono, specialmente se queste persone hanno un peso particolarmente elevato. Infatti, il protagonista di questo romanzo si chiama Federico, ma è da tutti denominato fin da quando era bambino il ciccione, sia all'interno della famiglia, nel contesto sociale, al lavoro, a scuola, eccetera, proprio perché è appunto obeso. E dunque viene raccontata la sua vita, la propria esperienza nel rapporto con gli altri, nel rapporto con la società all'interno di questo corpo così abnorme, ma soprattutto il momento di svolta avviene quando incontra e comincia ad intrattenere una relazione molto particolare con Giulia, che è una ragazza, una donna che al contrario di lui è ai limiti dell'anoressia. Sembra un romanzo molto particolare, ecco, non mi addentro oltre nella trama perché qui vengono raccontate tante cose, ma non voglio farvi eccessivamente spoiler. Se volete approfondire potete farlo, insomma, vi lascio il link qui sotto come per tutti gli altri libri. Però, insomma, mi attira molto il tema che viene trattato, perché è molto attuale e non è così tanto affrontato nel contesto della fiction, nei romanzi, perché sicuramente esistono vari
saggi e memoir, mi viene in mente Fame di Roxane Gay, tra i più famosi, che affrontano questo argomento, ma dal punto di vista romanzesco, secondo me, non c'è così tanto su questo tema, invece è molto molto interessante e attuale. Passiamo adesso a due uscite per Il Saggiatore, quindi potete immaginarlo, sono due saggi. Il primo sembra bello tosto, bello denso, ma molto molto interessante, e sto parlando di Orgoglio Tossico, Abusi sessuali e gerarchie del potere di Marta C. Nussbaum, appunto edito Il Saggiatore. Si tratta di un saggio che va ad analizzare la cultura del potere maschile, ecco, va a sradicare, ad accusare la cultura del potere maschile, cultura del potere dal quale discendono tutta una serie di visioni della donna come oggetto e da cui quindi discendono la giustificazione degli abusi e delle molestie sessuali da parte appunto di persone di potere nei confronti delle donne, che appunto sono svalutate, sminuite e considerate dei semplici oggetti da possedere e da usare a proprio piacimento. E l'autrice ritrova come fondamento di questo tipo di dinamica, di questo, come dicevamo, dinamica di potere, l'orgoglio, come orgoglio proprio come sentimento fondante, ecco, di questo tipo di convinzione. E va ad analizzare i tre filoni, diciamo così, all'interno dei quali questo orgoglio tossico del titolo si va ancora di più alimentando, sostenendo poi questa struttura di potere maschile. Lei in particolare parla dell'ambiente giudiziario, quello artistico e quello sportivo. Sembra quindi una disamina molto molto interessante, che poi va anche a approfondire aspetti come appunto quello giudiziario. Ad esempio, recentemente con il movimento MeToo assistiamo a sempre maggiori denunce da parte delle donne che subiscono violenze e molestie da parte di persone di potere. Ma poi queste denunce dove vanno? Effettivamente viene fatta giustizia? Oppure queste persone sono talmente potenti e così poi appoggiate da un sentimento sociale ancora legato appunto a questi stereotipi e alla cultura dello stupro, che non subiscono alcuna conseguenza per ciò che fanno e perché ciò avviene? Insomma, quindi insomma, una trattazione a tutto tondo su questi argomenti. Come vi dicevo, un testo sicuramente bello pesante, però molto molto interessante e centrato sull'attualità. Altro saggio del saggiatore, questo secondo me un pochino più leggero, molto molto interessante, è una tipologia di libro che io vi cito sempre quando vi faccio i video sulle novità editoriali, perché sono le tipologie di saggi che io proprio quando leggo la descrizione di questo libro io impazzisco. Ne ho tanti in wishlist, alcuni li ho anche acquistati, ma il problema del saggiatore è che costano un bel po'. Comunque, il libro in questione è Agrumi, Una storia del mondo di Giuseppe Barbera. Vi leggo anche qui un piccolo estratto della descrizione, sempre se ci riusciamo. Giuseppe Barbera ricostruisce una storia del mondo inedita, in cui le vicende umane girano attorno a un cedro o a un limone. Ecco, vabbè, basta questo. Io con questo già mi avete venduto il libro praticamente. Di che cosa si tratta? Si tratta di una storia dell'umanità raccontata però dalla prospettiva degli agrumi. Non nel senso che un limone vi racconta la sua storia, ma nel senso che Barbera va ad analizzare il ruolo che gli agrumi hanno avuto all'interno della società umana dagli albori fino ai giorni nostri, l'importanza che hanno ricoperto come medicine, come elementi simbolici, come appunto elementi legati alla religiosità, alla mitologia. Ci parla ad esempio dei miti greci, dei fomi d'oro custoditi nel giardino di Zeus, che erano appunto degli agrumi. Ci parla ad esempio di quanto fossero rari in Cina, dove addirittura esisteva nell'antico impero cinese un ministro degli agrumi che si occupava proprio di far arrivare, di procurarsi degli agrumi da far arrivare alla corte, tanto erano rari e preziosi. E poi si parla di come il limone, ad esempio, è stato utilizzato nel XVII secolo come cura per lo scorbuto, che è una malattia che affliggeva tantissimi, specialmente i marinai. Quindi, insomma, una storia dell'umanità, ma da una prospettiva diversa, curiosa,
E che vi devo dire? A me i romanzi, i saggi di questo tipo che mischiano materie diverse, quindi sociologia, antropologia, storia, ma anche mitologia, mi attirano tantissimo. E quindi, che vi devo dire? Anche questo va in wishlist. Rimaniamo in tema frutta. No, in realtà non è vero. Però il titolo del prossimo libro ha a che fare con la frutta, perché si tratta di Il frutteto di David Open, edito da Nutrimenti. Allora, io ve lo dico, questo libro non mi attira particolarmente, però mi ha ricordato tantissimo per atmosfera, tipologia di trama, Dio di illusione e Donna Tartt. In generale, questo romanzo, secondo me, insomma, da quanto ne ho letto, è ascrivibile al genere della Dark Academia, che a me non attira particolarmente, ma so che è molto popolare, perciò ve lo segnalo nel caso anche voi siate fan. In breve, di che cosa parla questo romanzo? Il protagonista si chiama Arié, spero Eden, spero si pronunci così, ed è un ragazzo, un 17enne, che vive con i genitori, appunto con la famiglia, a Williamsburg, a Brooklyn, in una comunità ebraica molto rigida, particolarmente ortodossa, ma lui non è particolarmente oppresso, non è né felice né infelice, semplicemente si sottomette a queste regole, si dedica allo studio dei testi religiosi e conduce una vita comunque abbastanza monotona e tranquilla. Tutto cambia nel momento in cui la famiglia appunto si trasferisce perché il padre trova lavoro altrove in Florida. Qua la sua vita cambia completamente perché continua sì a frequentare una comunità ebraica, si iscrive ad un college comunque ebraico, però è una società, è una comunità completamente diversa, molto più aperta, molto più anche ricca di persone ricche appunto e privilegiate. E proprio in questo contesto si crea un gruppo di persone, da cui anche il nostro protagonista aderisce, guidata da un carismatico rabbino, un gruppo di persone che cominciano a compiere degli atti particolari, ecco, per mettere a prova la propria morale, la propria religiosità. Per questo vi dicevo che mi ricorda molto Dio di illusioni di Donna Tartt, pur non avendolo letto, per quanto ne ho sentito parlare, mi sembra che la trama si assomigli molto. Qui siamo in un contesto leggermente diverso, perché comunque insomma abbiamo a che fare con la religione ebraica, la comunità ebraica, però le somiglianze ci sono. Quindi insomma, se siete fan di questo genere, anche questo potrebbe interessarvi. Da qui in poi passiamo invece alle prossime uscite, cioè quei libri che ancora non si trovano in libreria, ma che usciranno prossimamente. In particolare, i prossimi due titoli di cui parlo escono proprio oggi, 17 febbraio. Se state guardando questo video il giorno in cui è uscito, saprete che li trovate proprio da oggi in libreria. E il primo è di nuovo un testo in realtà uscito negli anni 40-50 per la precisione, che però viene ripubblicato per la prima volta in Italia, o comunque riedito in Italia adesso. In particolare l'editore è La Nuova Frontiera, il libro è L'albero e la vite di Dola De Jong, non credo si pronunci così. Lei è un'autrice olandese, di origine olandese, vissuta, nata nel 1911 e scomparsa nel 2003, naturalizzata statunitense, quindi si è trasferita a vivere negli Stati Uniti. Ed è in particolare stata scoperta da Maxwell Perkins, che per chi non lo sapesse è un editor molto importante, che è stato colui che ha scoperto per esempio Hemingway e Fitzgerald. Se non ricordo male, c'è anche un film che ha questo personaggio tra i protagonisti, di cui adesso però non ricordo il titolo. Allora, di che cosa parla questo romanzo? Romanzo che all'epoca fu giudicato scandaloso e impubblicabile perché ha al centro il racconto di un amore saffico. E in particolare questo romanzo è ambientato in Olanda durante l'occupazione nazista, dunque questo rapporto d'amore si sviluppa in un contesto estremamente ostile. In particolare abbiamo la protagonista Bea che sviluppa un sentimento molto forte nei confronti di una sua amica che si chiama, come me, si chiama Erika, proprio con la C tra l'altro, proprio come il mio nome. E tuttavia inizialmente
ricordiamoci, siamo nel contesto degli anni 30, ok? Quindi inizio 30 e 40, insomma, rifiuta questo suo sentimento, ma finisce per accettarlo nel momento in cui si rende conto che Erika, che è di origine ebraica e che quindi si dichiara fin da subito a, come dire, ostacolare il regime, alla resistenza, all'invasione nazista, è in pericolo. Quindi questa consapevolezza fa sì che Bea superi le proprie remore e accetti i suoi sentimenti. Non so altro di quello che succederà nella trama, sembra comunque un romanzo estremamente interessante e un'ottima riscoperta da fare. Passiamo poi all'unico graphic novel che vi raccomando in questa selezione, ma che graphic novel, ma soprattutto che autori, io questo sicuro lo acquisto, magari non subito, però state sicuri che io questo lo acquisto perché è opera di uno dei miei sceneggiatori di fumetti preferiti, purtroppo recentemente scomparso, e sto parlando di Hubert. Hubert, per chi non lo sapesse, è l'autore di Bellezza e anche di Pelle d'Uomo. E proprio insieme a Zanzim, che era il disegnatore di Pelle d'Uomo, firma anche questo fumetto, che si chiama La vita postuma, edito da Bao. Onestamente non so se è una ristampa, per esempio Pelle d'Uomo infatti era già uscito per un altro editore e poi è stato ristampato da Bao Publishing, o se è proprio una prima edizione italiana. Comunque sembra molto molto interessante perché la capacità di Huber è creare dei contesti apparentemente semplici, quasi favolistici, in cui abbiamo un espediente soprannaturale, quasi surreale, che però poi serve come metafora, serve poi a esprimere tutta una serie di tematiche molto attuali, e i suoi graphic novel apparentemente così favolistici risultano invece molto incisivi, molto profondi. Così era per Pelle d'Uomo, ancora di più per Bellezza, che è uno dei miei graphic novel preferiti, e in questo momento tra l'altro sto leggendo sempre di Hubert La Vergine del Bordello, che mi sta piacendo molto. Ma passiamo alla vita postuma, di che cosa parla? Allora, la protagonista è una donna anziana, vedova e solitaria, che si chiama Emma, che un giorno si risveglia morta. Quindi diventa una sorta di fantasma, se così vogliamo, che innanzitutto deve indagare sulla sua morte, perché non è una morte accidentale. Ma non soltanto sulla sua, perché anche il marito, ricordiamo, insomma, era rimasta vedova, è morto in un incidente, però un incidente un po' strano. Ma poi anche un graphic novel che riflette molto appunto sulla vita, sulla morte, sul rapporto che la protagonista aveva o non aveva, con le altre persone. Sembra veramente molto molto interessante, in più l'edizione è bellissima. Qui c'è anche scritto che la copertina è stampata con un inchiostro glow in the dark, quindi ci sono dei dettagli che si illuminano al buio. Quindi insomma l'edizione deve essere davvero molto molto bella. Io questo lo compro sicuro perché io i fumetti di Huber li compro proprio così a occhi chiusi. Poi uscirà il 21 febbraio per Mondadori. È un nuovo libro di Paolo Nori. Paolo Nori sicuramente lo avrete sentito nominare, ha pubblicato varie opere, in particolare le sue più famose sono quelle sui russi. I russi sono matti, che io possiedo in ebook, e Sanguino ancora, che è il suo libro su Dostoevskij, che sono molto particolari perché da una parte si raccontano le vite, le opere di questi autori russi, ma Paolo Nori ci mette sempre del suo, nel senso che introduce sempre un elemento anche autobiografico all'interno dei suoi testi, e in particolare raccontando il suo amore, la sua ammirazione per la letteratura russa, per questi autori russi, per la cultura russa in generale. In più ha anche una prosa molto molto particolare, ecco. E appunto esce per Mondadori la sua nuova opera dedicata ad una poetessa russa che si chiama Anna Acimatova, sicuramente non si pronuncia così, che in realtà poi era uno pseudonimo perché il padre le aveva imposto di non scrivere, non pubblicare poesie, perché altrimenti avrebbe infangato il nome di famiglia, e quindi lei ha deciso di utilizzare uno pseudonimo. Viene appunto raccontata la storia di questa donna e del suo rapporto anche conflittuale con il potere, perché durante la guerra, prima della seconda guerra mondiale, viene in qualche modo condannata e censurata
censurata dal regime sovietico. Poi viene esaltata come simbolo della resistenza della patria durante l'invasione nazista e durante quindi la Seconda Guerra Mondiale, per poi di nuovo essere consegnata all'oblio dalla censura negli anni successivi. Quindi sicuramente la sua è una storia molto particolare che Nori ci racconterà con il suo piglio fuori dal comune, fuori dalle righe. Quindi, insomma, se siete fan dell'autore, ve lo consiglio. Sicuramente questo personaggio meno noto di Dostoevsky, ma non per questo meno interessante. Anzi, ho letto un po' brevemente la biografia che veniva riportata di questa donna, insomma, non ve la racconto nel dettaglio, però sembrava veramente molto molto particolare. Poi il 22 febbraio uscirà per edizioni EO Sole Amaro di Lilia Assain, spero si pronunci così, che è arrivato tra i finalisti al premio Goncourt, che è uno dei premi letterari più importanti, se non il più importante in Francia. Allora, ve lo dico proprio onestamente, a me questo romanzo ha ricordato tantissimo L'arte di perdere di Alice Zenite, romanzo familiare stupendo che vi consiglio sempre di leggere. Ve l'avevo anche consigliato, mi sembra, in un video proprio dedicato ai romanzi familiari, se mai ve lo lascio linkato. È veramente un bellissimo romanzo e questo gli assomiglia tantissimo, quindi magari se volete ritrovare le stesse atmosfere, ecco, molto consigliato Sole Amaro. Perché vi dico che gli somiglia? Perché anche in questo caso abbiamo una sorta di romanzo familiare e dai con questi romanzi familiari, però è così. E racconta di una coppia, Naja e Said, non si pronuncia sicuramente così, che vivono in un villaggio nel nord dell'Algeria. Tra l'altro, non vorrei dire uno sfondone, ma anche L'arte di perdere è ambientato in Algeria, tra Algeria e Francia. È uguale, succede anche qui, perché abbiamo Said che fa il pastore appunto nella provincia rurale dell'Algeria, che a un certo punto trova lavoro in Francia, quindi si trasferisce in Francia nella periferia parigina e comincia a lavorare, si suppone, per una fabbrica, e poco dopo viene raggiunto anche dalla moglie e dalle figlie. E quindi questo romanzo, che si sviluppa a cavallo di 3 decenni, dagli anni 60 fino agli anni 80, racconta insomma la storia di questa famiglia, racconta insomma le speranze degli anni 60 con il boom economico, la prima crisi degli anni 70 e poi insomma gli anni 80 con la difficoltà soprattutto dei figli, delle figlie degli immigrati di inserirsi in una società che li rifiuta e quindi si trovano un po' a cavallo di due culture senza riuscire ad identificarsi con nessuna delle due perché hanno perso le loro radici, le radici dei loro genitori e quindi loro si sentono francesi allo stesso tempo, però la Francia in qualche modo li rifiuta. Quindi insomma un tipo di storia, un contesto che già Zenite aveva esplorato, però insomma perché no, se le tematiche vi interessano, c'è anche questo nuovo romanzo che comunque è arrivato finalista al Goncourt, quindi sicuramente sarà un testo interessante. Passiamo a marzo, così facciamo subito un balzo al 22 di marzo. Vi segnalo questa uscita per FQ, che se non ricordo male è una casa editrice proprio di Firenze. Che ha pubblicato soprattutto saggistica, che mi sia giunta all'orecchio, diciamo che sia di mio interesse. La parte di romanzi, ecco, non la conosco molto. Di saggistica ha pubblicato vari titoli interessanti, tra cui, ad esempio, alcuni libri di Vera Gheno, tra l'altro. Comunque, il libro in questione è L'olivastro di Marta Zura Puntaroni ed è il primo volume che esce nella loro collana Elettra. Elettra perché in questa collana verranno pubblicati tutti i titoli che analizzano il rapporto tra le figlie e i genitori. Quindi al centro c'è proprio questo rapporto più o meno conflittuale tra le protagoniste e i loro genitori, le loro madri e i loro padri. In particolare, questo romanzo racconta la storia di Caterina, che è tornata al suo paese di origine, anche qui abbiamo quindi un contesto della provincia italiana, dopo aver fallito, si era trasferita appunto in una grande città per realizzarsi a livello di studio, a livello lavorativo, ora non so di preciso, ma appunto ha fallito ed è stata costretta a tornare a casa, segnando così una grave delusione, soprattutto da parte materna. Sua madre infatti è una persona molto sofisticata e che sperava per la figlia un futuro diverso da quello appunto della vita di provincia. In realtà Caterina si sente molto più vicina ai campi di olivi e alla
come dire, al carattere del padre, che invece è fortemente radicato a questo contesto rurale. Da qui il titolo del romanzo, che in realtà è un romanzo breve, un racconto lungo, L'olivastro, che appunto qua mio padre mi fucilerà se dico una cosa che non è vera, però dovrebbe essere una sorta di olivo selvatico sul quale poi vengono fatti gli innesti per avere poi le olive, quelle giuste per fare l'olio. Sentite là, che tecnicismi! Le cultivar! Ok, va bene. Comunque, sembra un romanzo molto molto interessante che di nuovo va ad esplorare un'esperienza femminile all'interno della provincia italiana e che, ripeto, approfondisce i rapporti con i genitori. In più, FQ, una casa editrice indipendente da tenere senz'altro sott'occhio. Allora, concludiamo. Ebbene sì, l'ultimo titolo di cui vi parlo, questo esce il 29 marzo ed è terribilmente attuale, mi viene da dire, perché esce Rombo di Esther Kinski, autrice tedesca, se non sbaglio, edito per Iperborea. Perché attuale? Perché anche in questo romanzo, come purtroppo si parla ultimamente nell'attualità, abbiamo un terremoto. In particolare, qui si parla del terremoto avvenuto tra maggio e settembre del 1976 in Friuli, che appunto sconvolse completamente la regione, distruggendo case e portando via tante vite. In particolare, il romanzo si concentra sulle vite di sette personaggi che, alcuni adulti, alcuni bambini, si trovano appunto ad affrontare questa situazione, a vivere la terribile circostanza del terremoto e ciò che esso comporta. È quindi un romanzo corale e che, ripeto, è estremamente attuale visto quello che è successo in Turchia ed è ambientato in particolare in un piccolo villaggio, un piccolo paese di montagna nella Valresia, quindi abbiamo anche un contesto molto particolare, come dire, un po' così molto chiuso, distante, mi verrebbe da dire rurale, in realtà è più montanaro che rurale, però insomma ci siamo capiti. Anche questo, insomma, sembra un'uscita molto molto interessante. Bene, il video finisce qui, io mi sa che mi sono dilungata all'infinito. Spero che l'abbiate trovato interessante. Vi aspetto qui sotto nei commenti. Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine e noi ci vediamo nel prossimo video.